Ricordo tanto della mia infanzia, ovviamente. Furono anni che ricordo con grande piacere. Mio padre era un garzone edile, mia mamma era una cameriera in una piccola pensione. All'epoca iniziò il turismo nella mia meravigliosa isola. Non mancava nulla, erano gli anni del boom economico dell'Italia e quindi anche della mia isola che amo. Amavo andare al mare, ovviamente, amavo la nautica, amavo la pesca. Ho fatto ogni tipo di sport che era possibile fare sull'isola. Io studiavo, poi studiavo fuori casa, ero a Napoli. Era un'epoca in cui i sogni dei giovani si potevano realizzare, cosa che forse oggi è un po' più complicato. Questa è la grande sfida che secondo me attende i politici di oggi, dare la possibilità ai propri giovani di esprimersi al meglio nel proprio territorio. Sono cresciuto in un ambiente dove si parlava spessissimo di politica. Certo, mai avrei immaginato di da una piccola isola poter fare il sindaco in questi due comuni e poi diventare addirittura eurodeputato. Non lo avrei immaginato. Posso dire che era un mio sogno, ecco, un sogno realizzato. Forza, minuto, Herr Kollege Ferrandino. Grazie Presidente, gentili colleghi. Sappiamo che serve uno sforzo congiunto per centrare gli obiettivi climatici e quindi anche l'aviazione deve contribuire. Quindi arrivare al Parlamento europeo per me è stata una grande soddisfazione, perché l'ho fatto a mani nude, con tanti sacrifici, togliendo tempo al tempo libero, alla famiglia. Però poi quando arrivi a questi livelli capisci e puoi tramandare ai giovani che nulla è precluso per un ragazzo, al di là di dove nasce. Basta il sacrificio, la caparbietà, la volontà e basta sognare. Ma vorrei lasciare alle generazioni future sicuramente, o meglio dare un contributo per lasciare alle generazioni future un'Italia migliore e un'Europa migliore. Un'Italia migliore può esserci solo in un'Europa migliore. Cedere sovranità all'Europa, questo è importante, senza perdere le proprie radici ovviamente e la propria identità, ma bisogna cedere sovranità all'Europa, perché in un mondo globalizzato come quello di oggi diventa impossibile mantenere il passo di altre superpotenze, soprattutto dal punto di vista economico, e quindi bisogna finalmente capire che è l'unità che fa la forza. Noi isolani abbiamo un rapporto osmotico con il mare e quindi sia nell'ufficio mio che di Strasburgo che di Bruxelles ho messo delle foto dell'isola con diciamo, i luoghi più suggestivi e che ovviamente ritraggono il mare. Ecco, per noi isolani stare troppo tempo lontani dal mare diventa complicato, è come se venisse a mancare qualcosa. Ecco, io lo tengo in fotografia e per ora devo dire che è sufficiente.